Nel momento in cui lei diventa evangelista, Nino lo giudice al quartino, significa che è un grado superiore al suo. Assolutamente sì. Il giudice del capo, riconosciuto da tutti quanti. Bene. Ora le chiedo di soffermarsi su appunto quei dettagli che lei ha soltanto accennato, che però lei inserisce, diciamo, per farci capire che lo giudice erano una cosca di 'ndrangheta un po' particolare, un po' con dei legami che Sì. poi Sì. erano i legami tipici, no? Diciamo, della santa e dei gradi successivi. E che cosa apprende, diciamo, da Nino lo giudice in relazione a quei loro legami? Danilo Lo Giudice e anche da Giovanni Chilà, poi in un secondo momento, però Danilo Lo Giudice apprendo, tante volte parlavamo e lui mi spiegava che praticamente la 'ndrangheta non era tutto quello che noi conoscevamo, non era tutto quello che si vedeva, perché per essere 'ndranghetisti al 100% di potere, di comando, al di sopra di tutti quanti, bisogna essere massoni. Se non si arriva alla massoneria, non è una 'ndrangheta totalmente autonoma di comando. Quindi inizia a spiegarmi delle cose che io sapevo in modo superficiale, così, ed entra nei particolari. Entra in particolari che ci sono dei soggetti, dice, che sono uniti all''ndrangheta, sono uniti a Cosa Nostra, sono uniti alla Camorra, che diciamo che sono le mafie più pericolose, più conosciute Sì? d'Italia. E non solo, mi pare. E praticamente sono soggetti che fanno parte dei servizi segreti deviati, soggetti che appartenevano a forze dell'ordine, appartenevano alle istituzioni e ragionano apparentemente per l'istituzione, ma interiormente contro lo Stato italiano. Nel senso che ci sono in tutti i posti, sorgono delle azioni destabilizzanti della democrazia italiana. In poche parole, mi indica due soggetti. Dice c'è uno che è pericoloso, è uno straccione, un mercenario, è pericolosissimo. Ed è diciamo brutto, cioè me lo indica nel peggiore modo immaginabile e possibile che si possa descrivere una persona. In compagnia di una donna, diciamo bionda, che poi perché dico bionda? Con i capelli lisci sulle spalle, perché poi li vedo e lo spiegherò dopo. E mi indica che questi due sono una coppia terribile Ma che c'è stata, sì. perché Nino lo giudice, che aveva un grado superiore al suo, ad un certo punto all'esigenza diciamo, confessarle l'esistenza di questo livello e di questi soggetti? Perché Nino Lo Giudice lo poteva fare benissimo già subito dopo la santa, mi poteva spiegare tutto. Questo che mi E stava non lo aveva spiegando, e non fatto. l'aveva fatto perché capiva il mio orientamento, il mio modo di ragionare, che non accettavo determinate cose, però inizia a farlo perché dici tu devi sapere come va la situazione, oggi domani capita qualche incontro, oggi domani capita un qualcosa, inizia a prepararmi eventualmente a una cosa del genere e io giustamente ascolto. Certamente a volte mi sembravano cose che dico, però ascoltavo, incameravo, memorizzavo e cercavo di Quindi questi capire. racconti iniziano dal 2004-2005 in poi, da Sì. quando lei diventa evangelista. Sì. Prima mi aveva riferito qualche cosa, però Mi generica. faccia capire un'altra cosa, ma c'era stato qualche episodio particolare? Sì. C'erano state, ad esempio, anche delle vicende processuali che in Sì. quegli anni si celebravano, che spinsero lo giudice a dirle questa cosa? Vicende processuali c'erano. Allora, praticamente lei parla perché c'è stato pure il discorso del mio processo. Ecco. Sì, praticamente quando
allora quando lui mi raccontava determinate cose, si parlava di determinate cose, io cercavo di spiegargli quello che un po' purtroppo era accaduto, cercavo di andare a finire sempre su questi attentati fatti nei confronti dei carabinieri. Bene. Però Nino Lo Giudice ogni qualvolta... Quindi in quegli anni lei diventa evangelista e il processo che la riguarda per gli attentati ai carabinieri da lei commessi, diciamo episodi da lei consumati, sì, quando era ancora minorenne, sì, non si era ancora concluso. Assolutamente no. No. Però lui cercava di aggiustarlo il processo. E come voleva aggiustarlo? Tramite l'avvocato Gatto. Tramite il giudice Neri. Cerchiamo di capire. Sì. Quindi in quegli anni il suo processo, che poi si concluderà, se non ricordo male, con la sentenza definitiva nel 2010, è vero? Sì. Lei inizia a collaborare con la giustizia che ancora la Cassazione non si è pronunciata. No. No. È in corso di celebrazione. Sì. E lo giudice, in quello stesso periodo, le parla di una serie di episodi, di una serie di situazioni, di una serie, voglio dire, di circostanze certamente molto rilevanti, molto riservate. Sì. È così? Sì, sì, assolutamente. Lei fa riferimento adesso all'avvocato Gatto. Sì. Che la assisteva? Sì. Era il suo avvocato? Sì, me l'ha fatto mettere lui, mi ha portato nello studio dell'avvocato Gatto, ci siamo seduti. Mm. E diciamo che l'avvocato Gatto con Nino Lo Giudice aveva un rapporto di confidenza a vicenda. E lui, Nino Lo Giudice, lo colloca come un referente legato ai servizi segreti deviati. Lo colloca nel senso che le dice, sì, questa cosa? Sì, sì, che mi dice che praticamente è un personaggio ambiguo, di stare attenti, anche Peppe Reluato me lo dice, che bisogna stare attenti con l'avvocato Gatto, però mi dice l'unico che può aggiustare il tuo processo, che si deve celebrare l'appello. E siamo andati nello studio. Mi perdoni, ma cosa c'era da aggiustare in quel processo? Per farmi prendere la minor condanna possibile. Quindi era questo lo scopo, sì, che si perseguiva. Perché assolutamente. In quel periodo storico il processo pendeva in appello. Sì. E l'appello passò in mano del, se non ricordo male, del procuratore generale d'appello, era il dottore Neri. E praticamente il giudice dice: guarda, è un grande amico di Lorenzo Gatto, andiamo a parlare con lui anche perché ti voglio mettere a Gatto come avvocato. Io avevo l'avvocato Priolo. E questa cosa avviene. Sì. Quindi lei va nello studio del legale. Sì. E in quell'occasione che cosa emerge? Emerge che... Lei partecipa all'incontro. Io, in quello studio. Nino Lo Giudice e l'avvocato Gatto. Cosa emerge? Praticamente io gli espongo i lati più o meno del processo. Nino Lo Giudice gli dice: avvocato, solo lei può fare qualcosa per far prendere il meno possibile di anni a mio cugino. Sì. Vede un po' se può intercedere, perché so che lei è molto legato al dottore Neri, che è il procuratore generale in questo caso. Io sono disposto a dargli una bella quantità di denaro purché lei porta a compimento diciamo questo, il cambio di questo processo. Ora Villani, io la invito a fare questa operazione. Ora dobbiamo tornare a ritroso. Sì. Proprio perché, come lei sa, ovviamente, essendo stato citato in questo dibattimento, dobbiamo ricostruire quello che lei ha vissuto in relazione appunto a quell'azione eclatante che poi sono i tre attentati ai danni di appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Mi segue? Sì. E vorrei che lei facesse questa ricostruzione partendo da un episodio noto e rilevante. Sì. Il fatto che nel processo di appello, a un certo punto, proprio su richiesta dell'avvocato Gatto, viene introdotto il collaboratore Gaspare Spatuzza. Sì. Prego.
Viene introdotto Gaspare Spaduzza, che io ho saputo dopo, praticamente perché Gaspare Spaduzza parlava di un legame di questi attentati dei carabinieri con le stragi avvenute in Sicilia e le stragi avvenute, diciamo, a Roma, a Milano. Cioè che le stragi continentali, cioè che l'Andrangheta e Cosa Nostra erano scesi in un accordo. Presidente, mi scusi, sulle dichiarazioni di Spaduzza, insomma, sta riferendo il collaboratore. No, va bene, non può riferire il collaboratore sulle dichiarazioni di Spaduzza. Ah, però era un... No, scusi. Va bene, quindi viene introdotto Spaduzza. Sì. Perché viene introdotto Spaduzza? Lei è in grado di dirlo? Sì. Io ero imputato in quel processo e Spaduzza viene introdotto perché dice una storia, diciamo, in parte di non diversa, nuova, di questi avvenimenti che erano... Lei si ricorda come viene introdotto? Storico, ma non sul contenuto. Sì, 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 sì. Va bene. Lei si ricorda come viene introdotto Spaduzza e su richiesta di chi? No. Non mi ricordo. Non si ricorda. No. Le venne anticipato da chi la assisteva che era sua intenzione fare una richiesta di questo tipo? Assolutamente no. No. E allora io adesso le chiedo a ritroso, come le ho detto prima, Villani, sì, di spiegare alla Corte quello che lei ha vissuto in relazione ai tre episodi. Sì. Oggi in contestazione. Sì. E soprattutto le chiedo di spiegare una circostanza. Sì. Perché noi ci conosciamo da anni e sa che a me piace la chiarezza. Sì. Perché lei quello che sa non lo dice? E come faccio? Nei 180 giorni dall'inizio della sua collaborazione? Sì. E come faccio a dirlo nei 180 giorni? Io ero... Allora, a me era stato negato totalmente di parlare degli attentati ai carabinieri da parte di mio cugino. Quella negazione. Suo cugino è Nino Lo Giudice. Nino Lo Giudice, no. Mm. Io ho una famiglia, ho dei figli. A me chi mi garantiva l'incolumità di dire determinate cose? Guardi che, con tutto il rispetto che ho per lo Stato italiano, per l'amore di Dio e per chi lo rappresenta, ma il sistema non è che funziona così egregiamente alla grande. E io lo avevo già intravisto, io non ho, non l'ho detto prima per semplicemente paura dei miei familiari e soprattutto delle mie figlie, assolutamente. Non l'ho detto prima apposta, però ho tenuto, ma non potevo più resistere a tenere dentro una situazione del genere. Infatti quando poi sono stato chiamato, nel senso chiamato, ho avuto un interrogatorio dove io avrei potuto continuare a dire, è andata in quella maniera perché ero passato in giudicata, la sentenza era passata in giudicato, io la stavo scontando. E allora a quel punto mi è stato rivolto una domanda. Quale domanda? I tre agguati avvenuti contro i carabinieri, la verità è quella? Certo. Quando mi è stata rivolta questa domanda, non sapevo quello che dovevo fare, le dico la verità. Non sapevo se dovevo fidarmi o non dovevo fidarmi. Perché purtroppo ho vissuto delle cose inimmaginabili. Ho sentito delle cose inimmaginabili. Qua possiamo morire tutti. E allora a un certo punto dice, noi andiamo, mi è stato detto, dal dottore Donadio e da un generale dei carabinieri che lo accompagnava, noi andiamo, se è così, gli ho detto io un attimo, si fermi, la storia dei carabinieri purtroppo come è avvenuta, la modalità è quella, ma non è, il movente non è quello, non è stato in quella maniera. L'organizzazione e tutto quello che c'è stato non è stato come io ho riferito all'inizio. Dice come? Non è stato in quella maniera. Noi, io e Giuseppe Calabrò, le azioni contro i carabinieri, sia dal primo momento del 3 dicembre 93
che è del 18 gennaio 94, che se non mi sbaglio o del 1 febbraio, del 2 febbraio 94, sì, non l'abbiamo fatto, io l'ho fatto perché Calabrò è venuto a casa mia e mi ha fatto un'esplicita richiesta: dobbiamo uccidere dei carabinieri. E allora? Questa è stata la richiesta che è stato fatto. Siccome Calabrò sapeva che io volevo, scalpitavo perché mi dovevo mettere in evidenza, e allora raccolsi subito, dico: e qual è il problema? Purtroppo, scusate se io mi permetto a dire oggi così, ma queste sono le parole che io in quel momento capivo tanto e tanto facevo. Villani, adesso non dobbiamo avere fretta, perché lei vive in prima persona tutto quello che in questa sede assume rilevanza processuale. Io partirei da diciamo un primo riferimento che lei fa. Sì. E cioè che Nino Lo Giudice le dice: tu di quegli episodi non devi parlare. Sì. Quando glielo dice, in quale occasione, e soprattutto che cosa le spiega sulle ragioni del silenzio. Allora, praticamente Nino Lo Giudice, io da quando Nino Lo Giudice è uscito dal carcere, io 97 cercavo, quindi 97, bene. Io cercavo di... Lei tra il 93, 94 e il 97 Nino Lo Giudice non lo incontra mai. Assolutamente no. Non lo posso incontrare perché... Mi perdoni, assolutamente non significa niente. O assolutamente sì o è assolutamente no. Assolutamente no, no. Beh, la ringrazio. Non lo incontra mai. No. Quando lo incontra per la prima volta, in che occasione lo incontra e di che cosa parlate? Sì, io la prima volta che lo vidi, sono stato il primo che lo vidi dopo, subito dopo che lui uscì dal carcere di Voghera, e lo incontrai a Mortara, di provincia di Pavia. La prima volta che lo vidi, lì si parlò del più e del meno, e anche lì cercai di fare qualche accenno, qualcosa, disse: non è momento, non è posto. Lei cercò di fare qualche accenno? Sì, sì. O lui? No, lui su queste cose ogni tanto faceva qualche domanda, quando io andavo a rispondere qualcosa diceva: bah, non dire niente. Quindi lei cercò subito di dire determinate cose e Nino Lo Giudice la stoppava. Sì. Lei è in grado di dirci oggi se Nino Lo Giudice la stoppasse perché già sapeva o per altri motivi? Guardi, io sono stato sempre convinto che Nino Lo Giudice sapesse tutto, di tutta la dinamica, come era andata, sapeva tutto, perché addirittura non mi spiegavo perché nessuno mi aveva fatto del male, nessuno mi aveva toccato, nessuno, e c'era stata anche, diciamo, mi era stato anche detto che c'era stata fatta una riunione su questi fatti, dove... Prima di questi fatti? Sì, dove praticamente si prendeva, diciamo, si prendevano determinati accordi. Allora l'accordo... Dove avvenne, la riunione... chi partecipò e quali decisioni vennero prese per quello che risulta a lei, e poi ci spiega lei come lo sa. Sì, ma in particolar modo a me spiegò tutti i particolari, non il giudice in parte, ma Giovanni Chilà. Questa riunione avvenne nella piana di Gioia Tauro, sì. Parteciparono, diciamo, i personaggi che all'epoca che rappresentavano l'Andrangheta in tutto e per tutto, sia in Calabria sia fuori. Parliamo di Stefano di Reggio Calabria. In particolare mi è stato detto che ci fu Peppe De Stefano addirittura personalmente, e soggetti appartenenti ai Piromalli, e soggetti come un capo carismatico, come diciamo dei capi carismatici di Cosa Nostra, anche siciliana. Dico questo perché dobbiamo tornare un attimo indietro, e devo dire che nella pace che c'è stata a Reggio Calabria, la spinta per fare la pace a Reggio l'ha data Totò Riina.
Salvatore Riina è venuto a Reggio, si è rivolto a De Stefano, si è rivolto ai Piromalli, si è rivolto a tutte queste famiglie di importanza strategica dell'Andrangheta per fermare sta guerra. Ma l'obiettivo qual era? Era fermare la guerra, però allo stesso tempo prendere degli accordi, perché Totò Riina voleva portare l'Andrangheta unitamente, tutta l'Andrangheta, a fianco di Cosa Nostra, a partecipare a queste stragi che erano stati già, diciamo, pensati. Effettivamente la prima cosa che era stata pensata, e poi è stato fatto anche il piacere dai De Stefano, per quello che io so dai miei familiari, e c'è stato l'omicidio del giudice Scopelliti. Da lì viene fatto l'accordo tra una parte di 'Ndrangheta e Cosa Nostra, ma una parte di 'Ndrangheta strettissima, perché tutta il resto della 'Ndrangheta non ha voluto partecipare a questa, diciamo, a queste azioni. Invece gli Arcoti, i De Stefano, in collegamento con i Garofalo, in collegamento con i Piromalli, decidono di favorire Totò Riina, Salvatore Riina. Senta, ma in quale occasione le svelano, diciamo, questa riunione? Sì. E soprattutto mi interessa capire se, diciamo, le parlano della riunione dopo che lei, insomma, aveva affrontato il tema degli attentati ai carabinieri. Ma si parlava più o meno, diciamo, di questi eventi, perché ogni volta che si parlava di questo evento mi stoppavano, ma a volte Nino Lo Giudice e soprattutto Giovanni Chilà mi spiegava che praticamente c'erano state delle riunioni tra, come ho detto prima, Cosa Nostra e la 'Ndrangheta, e la 'Ndrangheta in parte, questo mi veniva riferito, la 'Ndrangheta in parte partecipò ad alcune azioni eclatanti contro lo Stato. Però non mi specificarono mai che l'attentato di carabinieri era inquadrato in questa strategia. Non me lo dissero mai. A tutti gli effetti, gli attentati dei carabinieri sono stati inquadrati in questa strategia. Mi è stato detto che sono state fatte queste riunioni, mi è stato detto che Salvatore Riina aveva, come ho detto prima, messo la buona parola per la pace, che i calabresi come parliamo dei De Stefano, in accordo dei Garofalo, dei Piromalli, poi gli fecero il favore di uccidere Antonino Scopelliti, il magistrato della Cassazione. Da lì ci sono stati degli accordi presi tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra a fare delle azioni contro, questo mi veniva detto, contro le istituzioni, contro lo Stato, e in queste partecipavano elementi dei servizi segreti deviati, che erano artefici anche in queste determinate azioni. Mi faccia capire una cosa. Lei aveva iniziato a spiegare la fase in cui Nino Lo Giudice viene scarcerato. Sì. E lei lo incontra per la prima volta. Sì. Lei dice: io in quell'occasione volevo già parlare di determinate cose. Sì. Bene. E non mi è stato consentito, no? No. Quando poi lei parla con Nino Lo Giudice per la prima volta di questi argomenti? Ma a volte ho cercato pure dopo di aprire di nuovo il discorso, ma Nino Lo Giudice lo stoppava, come vi sto dicendo, anzi addirittura mi diceva: non parlare, non ne parlare con nessuno, chiudi questo ragionamento, non dire niente. Quindi lei accennava, cioè lei entrava sull'argomento. Sì, cercavo di entrare con il discorso. Dicendo che cosa? Ah? Dicendo che cosa? Entrava sull'argomento. Dicendo che lo sai quello che io ho combinato, lo sai quello che c'è stato, perché volevo sapere pure io. Diciamo che
com'era la situazione, se sapeva qualcosa, se... e lui mi diceva zitto, non parlare, non dire niente, guarda che ci sono le registrazioni, guarda che ci... non dire nulla, è pericoloso, stai attento, stai attento anche se ti fermano i carabinieri, ti possono pure ammazzare. Senta, lei aveva vissuto tutto il processo, sì, e sostanzialmente lei ci sta dicendo oggi tutto quello che era emerso nel processo non corrispondeva poi alla strategia reale. Assolutamente no. No. Perché la strategia reale qual era, da chi l'aveva presa e quando lei viene a conoscenza di quello che è, diciamo, il vero movente dell'azione? Sì. O meglio, delle azioni. Sì, praticamente, come vi ho detto, avevo stretto rapporti con i Calabro, prima con Calabro Francesco e con la sua famiglia, e in un secondo momento con Calabro Giuseppe, che era il fratello, A livello, pure vicino a casa mia. A livello criminale, i Calabro in quegli anni, quindi siamo tornati ai primi anni 90, come si collocavano? Ma a livello criminale Calabro cercava di... si era avvicinato tanto ai La Della Figara, sì. Però poi c'è stata un'occasione particolare che i Figaro alla Tella avevano trattato male il padre. Sì. E Giacomo Santo, il padre. Ah? Giacomo Santo, il padre di Calabro. Sì. E si erano allontanati, dove lì a Calabro Giuseppe scatta la vendetta nei confronti di alcuni affiliati che in alcuni casi sto pagando pure io, perché ho commesso reati insieme a lui contro affiliati della cosca Figara alla Tella, e scatta questa sorta di vendetta contro i Figara alla Tella. Noi, parlo io, ma nel momento in cui Calabro si distacca dai Figari alla Tella, a chi si avvicina? A noi. Cioè diventa lo giudice? Sì, diventa lo giudice, perché lui aveva uno scopo all'inizio: vendicarsi della Tella Figara. E allora io, abitante a Ravagnese, una zona di influenza La Tella Figara, ero visto come un nemico della Tella Figara, perché ero un lo giudice. Allora Calabro lo sapeva benissimo, quindi Calabro si avvicinò a noi anche a scopo di dargli di avere una forza. Però voglio sottolineare una cosa, che in se stesso Calabro non c'era il bisogno di avvicinarsi a noi per avere una forza, perché quante volte il padre aveva avuto problemi, il padre si rivolgeva sempre al suo cognato. Chi è il cognato? Al suo cognato Rocco Filippone di Melicucco, si rivolgeva sempre a lui, e lui doveva mandare in basciata tramite i Tegano sempre ai La Tella di farla finita. Quindi, mi perdoni, intanto mi faccia capire che tipo di problemi poteva avere Giacomo Santo Calabro. Come? Lei ha detto quando aveva problemi il padre di Giuseppe Calabro. Sì. Vorrei capire quali problemi aveva quindi Giacomo Santo Calabro. Sì, Giacomo Santo. Che lo portavano a rivolgersi a Rocco Filippone. Giacomo Santo Calabro ha avuto il problema di uno sbancamento che ha fatto dove lui abitava, in via Mortara di San Gregorio. Stava facendo uno sbancamento con le proprie forze, senza chiedere il benestare a Vincenzo Figara, all'epoca a Pino Figara, ai La Tella Figara, che diciamo dominavano, comandavano, avevano le proprie ditte. E sto smacco, sto sgarro che Giacomo Calabro aveva fatto, diciamo, non gli è andata giù. Quindi c'erano state problematiche sempre in un ambito criminale riconducibile all'andrangheta del luogo. Sì, sì. Calabro Giacomo Santo che attività svolgeva? Calabro Giacomo Santo era un appaltatore. Un appaltatore. Sì. E mi spiega meglio, voglio dire, se i problemi erano nella zona di origine dei Calabro. Sì. Mi pare di aver capito, era Ravagnese Saracinello. Sì. Che cosa c'entrasse il rapporto con Rocco Filippone? Ma c'entrasse come? Noi stiamo parlando di una persona che rappresentava l'apice dell'andrangheta, soprattutto nell'ammandamento di Renico. C'entrava come? E diciamo che lui parlava alla pari con Giovanni Tegano. Lui, parlo di Rocco Filippone, stiamo parlando di una persona che faceva il garante tra il bellocco e i pesci. Stiamo parlando di una persona che ha cresciuto i piromalli, stiamo parlando di una persona
di un altro spessore criminale. Quindi quando Giacomo Santos, tutte cose che lei apprende in relazione all'altissimo spessore criminale di Filippone, in che modo e da chi? Li apprendo, intanto li apprendo da Calabro Giuseppe. Quindi già all'epoca? Sì, sì, sì. E poi mi vengono confermati quando io ho i gradi di 'Ndrangheta. Perché anche nel grado di evangelista io porto ancora sempre la copiata di Rocco Filippone e Antonio Barbaro. Quindi lei trascina anche, sì, quando diventa evangelista, sì, quella, sì, che era la copiata della santa. Sì, sì, sì. Sì. Quindi quando Calabro non voleva ogni volta, Calabro Giacomo Santo non voleva ogni volta disturbare il cognato, ma quando non poteva fare del bene andava, lo trovava e il cognato mandava un'imbasciata e si calmavano tutti, stavano tutti tranquilli e, cioè, si andava avanti. Per quello che lei ha percepito direttamente? Sì, perché poi sono diventato un fraterno amico di Calabro Giuseppe, frequentatore della casa, frequentatore, e sapevo anche dei problemi della casa Calabro. Bene, Villani, allora fermiamoci un attimo. Lei ci ha detto prima: inizio a frequentare Calabro partendo da Calabro Francesco. Sì. Stiamo parlando poi della persona scomparsa, sì, e il cui cadavere è stato rinvenuto in fondo al porto di Reggio Calabria, è, sì, corretto? Sì, sì, sì. E poi subito dopo di Calabro Giuseppe. Sì. Con queste persone, lei dice, anche prima degli attentati e danni dei carabinieri, avevamo consumato delle azioni criminali. Sì. È così? Sì, sì. Le posso anche indicare quale azione, me li ricordo. Sì, se ce le indica nuovamente. Guardi, vuol dire... Sì, allora, con Calabro Giuseppe, insieme a Calabro Giuseppe abbiamo sparato a Pietro Neri e a suo nipote, a San Gregorio. Nell'estate 93. Nell'estate 93 erano sul Vespino. Vicino al ponte dove c'era il bar di Domenico Enrico. Bene. E ancora prima con Francesco? Invece con Francesco abbiamo sparato la serranda di Giacomo e di Giovanni Stillitano. Giovanni Stillitano è il cugino di Pino Ficara. Benissimo. Della Tella. Benissimo. Anche quelle erano azioni che si inserivano in dinamiche di 'Ndrangheta. Sì. E voi agivate su mandato di altri. Sì. Di chi? Sul mandato della vendetta, giustamente, sia da parte nostra, come lo giudice che odiavamo la Tella Ficara, e sia da parte di Calabro che voleva vendetta su quello che era accaduto al padre. Benissimo. Calabro Giuseppe e Calabro Francesco erano già 'ndranghetisti in tutto e per tutto? Assolutamente no. No. Non sono stati mai affiliati. E come potevamo classificarli, diciamo? Come? Come li dobbiamo classificare, quindi? All'epoca che cos'era? Ma erano contrasto onesti, riconosciuti. Cioè erano in quella zona di limbo, sostanzialmente? Sì, però erano affidabili, anche perché avevano delle referenze importanti. Erano, diciamo, provenivano da una famiglia che ci dava delle garanzie. Vi dava delle garanzie per i motivi che ci ha spiegato prima, quindi per i rapporti di parentela? Sì. Erano queste le garanzie, sì, più, sì, importanti che davano. Anche perché anche noi potevamo usufruire in questa maniera, avevamo un altro alleato. Quindi lei inizia a frequentarli, inizia a parlare di determinati argomenti. Sì. E di che cosa parlate nei primi anni di frequentazione? Ma nei primi mesi, perché poi la carriera, diciamo, la nostra frequentazione dura, non dura tanto. E nei primi momenti della nostra frequentazione Calabro Giuseppe era gli piaceva questa vita di 'ndranghetista. Mi faceva capire, mi faceva vedere anche che era molto maneggiava molto bene le armi, che aveva delle armi che aveva lui personalmente. Sì. E che era predisposto a compiere delle azioni se c'era il bisogno nei primi momenti. E infatti abbiamo programmato, come ho spiegato prima, di uccidere Pietro Neri, però il nipote non c'entrava nulla, perché se l'era cantata e ci aveva fatto in parte arrestare, e lui, diciamo, sia da parte mia sia da parte sua c'è stato un consenso comune
di entrambi, e abbiamo fatto già quell'azione, come avevamo fatto già altre azioni insieme. Là nasce la nostra unione maledetta. Quindi, oltre che a Villani Consolato, che Calabrò Giuseppe fosse un azionista e sapesse sparare, era noto all'Andrangheta Regina. Diciamo, per chi lo conosceva bene, sì. Ad alcune componenti dell'Andrangheta Regina. Per chi lo conosceva bene, sì. Sì. Anche perché lui aveva già commesso degli omicidi. Quali? Quello del vigile marino, sul dove c'era, aspetta un attimo, mi ricordo l'edicola là, alla villa comunale di Reggio Calabria. Di Reggio Calabria, sì. Accanto alla questura, sì. Uccise il vigile marino, mi spiegò tutto, lui me lo ecco, disse. Bravo, che cosa le disse? Su mandato di chi? Agì? Sì, mi disse che praticamente uccise il vigile marino perché aveva fatto uno sgarro, che lui era passato con, non ricordo quale componente, con la macchina, con quale componente della famiglia Latella di là, sì. E questo aveva fatto uno sgarbo perché lei aveva richiamato pesantemente, aveva fatto un verbale, una cosa del genere. E in pratica mi disse che poi andò a casa, prese quest'arma, una, se non ricordo male, tanfoglio, una pistola tanfoglio, va dove i vigili erano fermi come pattuglia, uccide il vigile marino e ferisce l'altro vigile. Questo è stato, ma non era l'unico omicidio che aveva commesso Calabrò, eh? Calabrò aveva commesso pure qualche altro omicidio detto da lui, eh? Perché Calabrò mi disse che partecipò all'omicidio di Luciano Martino, di due giovani che avevano forse, non lo so che avevano fatto, avevano fatto uno sgarro a lui. Mi raccontò una storia del genere, che lui partecipò con l'aiuto dei Latella, con l'aiuto, diciamo, in quell'epoca che lui era insieme ai Latella, partecipò a questo omicidio. Là ci fu la morte. Quindi dice lei, era già abituato a determinate azioni, sì. Era anche conosciuto come uno che sparava bene. Sì. Le disse mai, le raccontò mai come era stato istruito, da chi, all'uso delle armi? Ma direttamente no, precisamente no, anche comunque lui aveva anche tante persone dove lui legava e aveva molta fiducia e dimostrava un certo legame basato su cose che io non riuscivo a capire. Lui aveva dei legami anche perché in altre zone della città, sì. Dove cercava manforte pure su determinate cose, come nella zona dove il padre Giacomo Santo aveva costruito, essendo un appartatore edilizio, aveva costruito dei palazzi. Quali nella zona di Condera. Di Condera. Condera, nella zona di Sant'Antonio, precisamente. Sant'Antonio. Salina di Sant'Antonio. Il santuario. Sì, quindi la chiesa e il santuario. Allora io ricordo bene. Scusi, la zona di Reggio Campi. Reggio Campi, sì. E sotto l'influenza criminale di quale famiglia è il santuario di Sant'Antonio? Dei Libri. Dei Libri. Sì, sì, assolutamente. Senta, lei prima parlava di un legame Ficara Latella Libri, ho capito male? Quando? Non ho capito, mi scusi. Lei prima ha detto di un legame tra i Ficara Latella e Mico Libri, o ho capito male io? No, no, assolutamente. Erano legatissimi. Nella guerra parteciparono insieme. Erano legatissimi. Quindi avevo capito bene. Sì, sì, assolutamente. E chi le racconta di questo fatto del padre che costruisce nella zona di Sant'Antonio, quindi nel locale dei Libri? Calabrò Giuseppe, anche Giacomo Santi, il padre me lo racconta personalmente. Perché lei aveva un rapporto di confidenza anche con il padre? Sì, 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 con il padre, con la madre, con i fratelli, sì, sì, con tutta la famiglia. Noi avevamo una specie di San Giovanni dopo, anche perché Giuseppe Calabrò si era quasi fatto fidanzato con mia sorella, Angela. Prima degli omicidi? Ma qualcosa c'era stata prima, ma poi doveva essere, ufficiale.
Quindi qualcosa c'era stata prima, anche degli attentati ai militari dei carabinieri. Ma era iniziata qualcosa, una simpatia, diciamo, come si diceva. Quindi avevate un rapporto strettissimo. Sì, è nato un sentimento tra i no, due. No, ho capito questo. Voi, quindi lei e Giuseppe Calabrò, avevate un rapporto strettissimo. Assolutamente sì. Vi confidavate sostanzialmente cose anche, diciamo, riferibili alle vostre simpatie criminali, ai vostri legami, ma alle vostre azioni? Lui, essendo un pochettino più grandetto di me, era più furbetto. Cioè? Non mi diceva tutto quello che poteva dirmi. Nel senso che alcune cose non me le disse mai. Io ho fatto qualche domanda riguardante gli attentati ai carabinieri, per esempio. Io ho domandato perché dobbiamo fare... anche per curiosità. Cioè, ho aderito immediatamente e l'ho spiegato il perché, ma per curiosità avevo domandato. E allora, Villani, noi abbiamo più o meno ricostruito, diciamo, anche attività criminali precedenti a quelle che ci interessano. Sì. E ora dobbiamo cercare di comprendere con attenzione, sulla base di quello che lei sa, come si arriva al discorso tra lei e Calabrò, che le parla di questi attentati da compiere ai danni di appartenenti all'arma dei carabinieri. Sì. Quando gliene parla per la prima volta? In che occasione? La prima volta me ne parla subito dopo, diciamo, tra... il dicembre, se non ricordo male, nel settembre, ottobre del 2013, nel 2013, cioè l'altro giorno, nel 93, scusi. Si fermi un attimo, le risulta se in quel periodo Calabrò Giuseppe acquistasse armi e da chi? Sì, acquistava armi dai Carella di Palmi. Chi sì. sono i Carella di Palmi? I Carella di Palmi erano, diciamo, il fratello Maurizio era all'epoca un affiliato della Cosca d'Agostino di Palmi. E insomma tutti i fratelli godevano, diciamo, della stima di questa vicinanza con la Cosca d'Agostino. E allora all'inizio le armi che poi pure io andai a prendere sì. insieme a lui, diciamo, li acquistava dai Carella, che avevano un negozio di ricambi di olio, di ricambi per macchina, quello che ricordo, sì. ed era vicino al commissariato, se non mi sbaglio, di Palmi, sì. a fianco, più o meno questo mi ricordo. E alcune armi, non tutte le armi, alcune armi, ma le armi che abbiamo ucciso, scusate, abbiamo usato nei tre attentati. Sì. Le abbiamo presi a Palmi. Le avete prese lì? Sì. E come mai andavate a Palmi ad acquistare queste armi? Non credo che a Reggio Calabria non ci siano rivenditori. Ma perché poi io lo feci diventare un pochettino più maligno. Nel senso che non volevo che si sapesse che un componente dello giudice vuole reperire delle armi, perché poteva sembrare pure una cosa, diciamo, che poteva mettere sul chi va là le altre famiglie. E allora cercavamo, non ci fidavamo a prenderli lì a Reggio, e allora cercavamo di prenderli a Palmi. A Palmi non è che li conosceva lui direttamente, Carella, Come? I Carella non li conosceva lui direttamente. E chi li conosceva? Vittorio Quattrone. E chi era Vittorio Quattrone? Vittorio Quattrone era un affiliato, diciamo, poi riconosciuto all'epoca, era vicino ai Latella Ficara. E quindi l'indicazione, diciamo, che vi aveva portato ai Carella era proveniva da questa persona. Ma non a me. A me non la volevano dare questa strada, voglio precisare questo. No, lui Calabrò gli disse che la usa solo per lui, perché quindi erano suoi fornitori. Sì, ma per lui, per Calabrò, per lui, non per noi, perché Vittorio Quattrone a noi ci vedeva come antagonisti, no, come nemici. Noi lo giudice parliamo. Senta, i soldi per acquistare queste armi, dove li prendeva? I soldi o li prendeva Calabrò o si faceva qualche rapina,
o i soldi li hanno messi qualche volta i miei zii, mi hanno lo giudice Pietro, e mi ricordo mi ha dato diverse volte suo zio lo giudice Pietro, è il fratello di sua madre, mia madre. Sì, di lo giudice Caterina, che purtroppo entrambi hanno fatto del carcere. Sì. E di cui voglio precisare pure una cosa, che lo giudice Pietro con gli attentati dei carabinieri non c'entrava nulla. Ci arriviamo. In modo più assoluto. No, l'ho preciso perché è giusto dirlo. Lei lo sta dicendo perché invece è stato coinvolto nel processo? Assolutamente, perché si è fatto assolutamente il carcere. Sì o no? Sì, assolutamente sì. Sì. Quindi ha fatto l'accenno per questo motivo. Sì. Quando inizia l'acquisto da parte di Calabrò e poi in parte anche da parte sua per conto dello giudice delle armi dai Carella? Allora, noi iniziamo nel 93. Nel 93 quando? 93, fine 93. Fine 93. Lei ha detto che le armi utilizzate per gli attentati ai carabinieri le avevate prese lì? Sì, sì, fine quindi 93, a ridosso. Quindi ne deduco che l'acquisto è antecedente. Antecedente agli attentati. Ma sempre nel 93. Nel 93, però poi mi faccia capire Villani. Scusi, dottor. Non corra troppo, se no ci perdiamo dei particolari di rilievo. Arrivate lei e lo giudice ad acquistare queste armi dai Carella prima o dopo aver iniziato a parlare degli attentati da consumare ai danni dei carabinieri? Dopo. Dopo, perché lei ha detto abbiamo iniziato a parlarne, se non ricordo male, sì, il se non ricordo male riferito a me, nel settembre 93. Sì, settembre-ottobre, non ricordo male, sono passato un sacco di tempo. Quando Calabrò le parla per la prima volta di questi attentati da consumare, le dice chiaramente carabinieri? Questo non lo ricordo esattamente se mi dice, però mi ricordo che in più di un'occasione Calabrò, quando si parlava di questa guardia che si dovevano fare, mi parlò di carabinieri. Dei carabinieri. Sì. Dopo quanto, se non lo fece in quell'occasione, le disse dobbiamo comprare le armi? Beh, dopo qualche mese, in pratica. Mi perdoni, poi un altro dato. Tutte le armi che voi avevate avevano un'unica provenienza o Calabrò aveva già altre armi? Perché lei ha parlato di una sorta di arsenale, ora sì. Forse il termine non è... No, il termine è giusto perché ora vi spiego tutte le armi che erano nostre. Ce lo spieghi. Ecco. Allora, noi non avevamo... Allora, dire lui, Calabrò Giuseppe, non aveva solo questo canale di acquisto delle armi. Poi il canale per acquistare armi più pesanti lo trovammo grazie sempre al Calabrò, lo trovò tramite il cugino Filippone, figlio di Rocco Filippone, lo trovammo a Melicucco, dove io andai personalmente a ritirare un Kalashnikov e altre armi che ci ha fatto reperire, ci ha trovato il figlio di Rocco Filippone. Come si chiama questo? E il nome in questo momento non lo ricordo esattamente, mi ricordo che se non è più grande, non mi ricordo esattamente. Quindi il figlio di Rocco Filippone, sì, lei dice, costituiva un ulteriore canale di approvvigionamento di armi, sì, a favore di Calabrò Giuseppe e di Villani Consolato. Sì. E il figlio di Filippone, queste armi dove le prendeva? Le deteneva lui? Guardi, io quando sono andato una volta nella villa di Rocco Filippone a Melicucco, sì, Calabrò mi disse, li vedi questi alberi? Sì. Di mandarini, di aranci, che sono belli pieni. Io, sì, gli ho detto sì, qua sono nascoste tutte le armi. Tutte le armi di chi? Tutte le armi di chi? Le armi di suo zio? Di Filippone, no? Le armi che erano a disponibilità di Filippone. Quindi venivano sotterrate praticamente dove c'erano questi alberi? Sì, ma non sotto, tra i rami. Perché erano alberi mandarinari, clementini, erano alberi quelli fitti. Ho capito. Quando lei va
a casa di Filippone. E quindi quando Calabro le dice questa cosa? Io vado a casa di Filippone dopo, se non ricordo male, dopo che ci sono stati, diciamo, io, dopo l'omicidio dei carabinieri. Dopo l'omicidio, intende, quindi dopo l'episodio di gennaio? Sì. Perché gli episodi sono tre. Sì. Io non ho capito una cosa, però ho detto, mi scusi, sì. quando vado per le armi o quando no. vado allora, alla villa? Facciamo chiarezza. Allora, voi iniziate ad approvvigionarvi di armi, lei ha detto, dopo aver parlato degli attentati da consumare ai danni dei carabinieri nel settembre 93. Sì. Giusto? Sì. E comprate queste armi dai Carella. Sì. Però avete anche altre disponibilità. Sì. Tra le ulteriori disponibilità e canali di approvvigionamento, lei ci indica il figlio di Rocco Filippone. Sì. È così? Sì, sì, esattamente. Sì. Benissimo. Quindi tutto antecedente agli attentati ai carabinieri. Sì. Sì. Poi lei riferisce di essere andato a casa di Rocco Filippone. Sì. E in che quell'occasione Calabro Giuseppe le mostra degli alberi. Sì. E le dice, tra gli alberi ci sono le armi di mio zio. Sì. Giusto. Quando andate a casa di Rocco questo Filippone? Episodio avviene, se non ricordo male, perché ormai è passato tanto tempo, avviene dopo gli omicidi dei carabinieri. Dopo gli omicidi dei carabinieri? Sì. Dopo il primo episodio o dopo tutti e tre gli episodi? Era la domanda che le ho fatto. No, dopo il secondo episodio che avviene l'omicidio dei Quindi dopo l'omicidio, dopo il duplice omicidio, quello di gennaio? Sì. Sì. Beh, si fermi un attimo perché poi lo riprendiamo questo discorso. Ora vorrei che lei, diciamo, non distogliesse la sua attenzione, diciamo, dalle fasi preparatorie al primo attentato. Sì.